comes from the water, yeah. And it comes from the jungle. Benvenuti! Buonasera! Buonasera! Siamo in una veste diversa questa sera, siamo nel salottino di Emergency, è una situazione intima. Abbiamo finito le nostre puntate dove ci sono esibiti i nostri gruppi. È vero. Siamo più tranquilli oggi, più rilassati. Non a caso abbiamo scelto questo salettino, è cambiata la scenografia. Cosa stiamo facendo, Marco? Oggi praticamente faremo rivedere alcune esibizioni. In totale avremo 11 artisti e gruppi che concorrono ad Emergency. E rifaremo vedere un po' le loro esibizioni, approfondiremo quelle che sono state alcuni argomenti che magari non sono venuti fuori durante le interviste, grazie all'aiuto anche, ricordiamolo, del dottor Gerboni che ci privilegia della sua presenza in una veste anche lui diversa. Purtroppo le manca il salottino, il trono. Come si sente? Si sente a suo agio? Ce la posso fare. Ce la può fare. Quindi okay. Lo diciamo anche al dottore, questa sera riguarderemo le esibizioni dei nostri artisti, partendo dalle loro interviste, cercheremo di approfondire i discorsi. E avremo anche la possibilità comunque sia di collegarci tramite Radio Derby Web con Savio DJ e l'Amichi e insieme a alcune persone prese dal pubblico che ha votato i gruppi tramite il sito, ricordiamolo, dove si può ancora votare il proprio gruppo artista preferito, che è www.emergency.fan-club.it. Mi raccomando, votate perché c'è ancora questa possibilità. La classifica, tra l'altro, Marco, cambia in continuazione. Sì, difatti stanno votando tantissimo, abbiamo tantissime visualizzazioni su Facebook, quindi continuate così. Sì, ricordiamo che purtroppo stasera il nostro malincuore manca la figura d'eccezione. Il nostro artista internazionale che ha presentato i gruppi che facevano parte della categoria underground. Salutiamo il nostro Kubla, ciao Kubla, che ci segue sicuramente da casa, lui è in tournée adesso, quindi magari vedrà la registrazione. Lo salutiamo. Ma non vi preoccupate che però lo avremo, ricordiamolo, nell'ultima puntata del Gran Galà di Emergency, dove ci saranno i migliori 10 decretati tramite il sito ufficiale di Emergency, e dove saranno giudicati nella giuria d'eccezione. Avremo veramente dei personaggi particolari, ma non lo sveliamo ancora. Seguiteci quindi il primo luglio nel Gran Galà di Emergency. Adesso però, Marco... Bene, adesso è l'ora proprio di presentare il primo gruppo, facendo vedere un po' l'esibizione, quei due minuti di esibizione. Partiamo col primo gruppo. Loro sono gli Spaghetti Roots, arrivano dalla Campania e ci cantano, ascoltiamo appunto il loro pezzo che è Show Me Love, gli Spaghetti Roots. Wanna be free to be the man I wanna.
just me, oh won't you set me free. Bene, ben ritornati in studio. Allora, cosa dire di questi Cosa dire? Ci sarebbe tanto da dire, perché insomma questo gruppo in particolare ho avuto la possibilità di conoscerlo più approfonditamente, conoscerlo meglio, ogni singolo elemento. E la cosa che a me innanzitutto mi ha colpito è proprio l'umiltà di ogni singolo. Cioè non c'era il carattere predominante diciamo nel gruppo, ma erano tutti di un'umiltà incredibile. Tanto è vero che adesso lo dico perché è bello dirlo, proprio per far capire i sacrifici che i gruppi fanno in questo periodo. Cosa hanno fatto loro per poter venire dalla campagna qui nell'Emilia da noi esibirsi sul palco di Emergency? Si sono organizzati le serate, cioè hanno fatto pagare il viaggio. Si sono bravissima, hanno fatto sì, hanno organizzato due serate per pagarsi il biglietto, diciamo così, la benzina per venire qua da noi e per ritornare. Poi l'intervista è stata veramente molto particolare, quasi al limite proprio della filosofia. Il dottor Gerboni aveva proprio a tal caso chiesto loro qual è il contributo specifico che ognuno di loro dà al gruppo, quindi qual è la loro qualità principale. Quindi vorrei chiedere al dottor Gerboni appunto cosa... C'era molta filosofia, sul... Ma sì, sicuramente questa è una domanda che io faccio in quanto una delle cose fondamentali per affinché un gruppo possa crescere è l'aspetto della consapevolezza di quanto ognuno è in grado di dare all'interno del gruppo. Quindi parliamo di interdipendenza. L'interdipendenza è una cosa fondamentale, cioè se io non faccio il mio ruolo bene, faccio cadere tutto l'insieme. Quindi o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Quindi esatto, un gruppo, una squadra. L'unione fa la forza. La cosa bella di questo gruppo è stato proprio questo, che la cosa che li univa era proprio l'amore e la passione per la musica. E mi ricordo che uno del gruppo diceva, non mi ricordo il suo nome. Yusuf. Diceva, Yusuf. No, io sono bianco, lui è nero, io sono nero e tu sei bianco. Quindi siamo un'unica cosa, siamo fratelli. Quindi la loro forza in questo caso era proprio il loro amore reciproco, che il collante appunto è la musica. Musica, che tra l'altro disse anche una bella espressione, la musica è come il vento. È come il vento. Cioè va sempre. Infatti al dottor Gerboni è piaciuta molto questa espressione, in realtà. È rimasto quasi quasi allibito da questa espressione. Vado in trance rispetto infatti. Bene, andiamo avanti con il prossimo gruppo. Chi è il prossimo gruppo, Marco? Il prossimo gruppo è... Non è il gruppo, è un singolo, è un cantante, artista. È un cantante, è un cantautore, lui si chiama Marco Garbari. E il titolo della canzone è Una canzone per Marco. Disteso nel letto, Marco attende la morte. Per lui solo l'inizio, solo un momento qualunque. Se ne va, il pensiero vola, oltrepassa le nuvole, e se ne va, il pensiero vola, a seguire la luce. Con fede e saggezza Marco affronta la sorte, che pronuncia una data, 7 agosto a mezzanotte. La 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 la. E te ne vai
quel tuo sorriso e lo sguardo curioso verso il tuo paradiso e te ne vai con quel tuo sorriso e lo sguardo curioso verso il tuo paradiso. Bene, Marco Garbari, una canzone per Marco, ha portato... L'avrà scritta per lui stesso. Questa è una curiosità, se l'è dedicata. Se l'è dedicata. Ha portato qui ad Emergency. Sì, non è stato l'unico, è stato uno fra i tanti che abbiamo avuto. Io, guarda, farei una domanda al dottor Gerboni, perché lui durante l'intervista, non so se ti ricordi, ha fatto una domanda provocatoria in un certo senso, partendo proprio da una citazione che Battisti fece riguardo De André. E Battisti disse, la ripeto, i testi di De André sono interessanti e magoliardici, infatti piacciono solo agli studentelli. E partendo da questa citazione, il dottor Gerboni ha posto la sua domanda a Marco Garbari, quindi vorrei cogliere l'occasione per approfondire un attimo questo argomento sulla questione del cantautorato e della musica. Ma sì, diciamo che a Marco ho chiesto questa cosa, nel senso che lui era un cantatore molto giovane comunque, e appunto mi aveva dato un'impressione di essere un ragazzo che appunto in quell'età sei ancora malleabile, puoi ancora modificare e crescere, ma quella è un'età particolare in cui diciamo che c'è una forte creatività che molti autori, anche non solo in ambito musicale ma anche in ambito letterario o nella pittura, insomma in qualsiasi arte, hanno fatto le loro opere migliori proprio in quella finestra di spazio di tempo. Sì. Quindi è un periodo fertile però molto delicato, e il fatto di essere suscettibili determinato a certe critiche può andare un po' a smorzare quella vena che poi magari può non portare... Quindi bisogna picchiare anche un pochino l'artista in un certo senso per metterlo un po' alla prova. Più che altro l'artista deve essere in grado di gestire quelle che sono le osservazioni che arrivano dall'esterno. Ma quindi, dottor Gerboni, c'è una fascia di età dove c'è magari il massimo dell'espressione per un artista? Cioè, quanto ho capito? Diciamo che, ripetendo quello che ho detto, ci sono delle fasi in cui si può avere uno sviluppo, una crescita. Sì, okay, quindi c'è quel periodo lì. Però poi magari c'è un periodo di fermo che magari un artista non ha l'ispirazione, si dice così di solito. È la fase in cui si può dare una direzione. Questo quindi, che è molto da... Ma è facile capirla oppure... perché magari molti artisti... Perché lui in realtà vuole fare il musicista. Sì, non lo sa. Beh, sono passato dal ballerino. L'abbiamo visto nell'ultima puntata vestito da ballerino, ma in realtà la sua vera ispirazione è fare il cantante. L'hai voluto ricordare. Glielo chiedeva per questo. Sì. Possiamo fare qualcosa per aiutarmi come musicista? È troppo bello. Ci sono i casi disperati. Ho 36 anni. Anche perché tra l'altro abbiamo visto, purtroppo o per fortuna, non lo so, però molti emergenti che sono passati anche qui su questo palco hanno anche un'età, insomma, più matura, cioè non sono dei ragazzini, cioè molti trentenni, 35 anni, per cui dire emergenti adesso, parlare di emergenti, in realtà non è poi legato questo concetto all'età, ecco, ma più che altro proprio ad una condizione, no? In un certo senso. Cioè, sì, ma proprio il tema dell'emergente, diciamo che è un po' particolare, adesso nel corso dei cantanti. Chiamare emergente, sì, un ragazzo quarantenne, insomma. Bene, ringraziamo ancora Marco Garbari per essere stato con noi, ricordiamo che lo potete ancora votare sul sito ufficiale di Emergency. Adesso tocca agli ultrasuoni. Benissimo, un gruppo parlando appunto di età, loro sono giovanissimi, freschissimi, hanno un impatto visivo molto forte, sono gli ultrasuoni con Favole, andiamoli a guardare. We'll be right back.
erano gli Ultrasuoni con Favole, un pezzo molto, molto forte, molto giovane, fresco, loro molto determinati. Devo dire che a me mi hanno impressionato, perché appena arrivati, sono arrivati con tutta la loro scenografia, poi ho visto che avevano il loro sgabellino per fare scenografia, insomma hanno curato bene anche l'aspetto estetico dell'immagine, no? Non essendo comunque sia giovani, hanno avuto questa propensione anche a curare questi aspetti che magari molti tendono un po' a trascurare. No? Certo, no? Diciamo che a parte che confrontandomi con loro dopo nel backstage, durante la puntata non mi veniva esattamente il nome di un gruppo a cui loro molto fanno riferimento. Adesso l'è venuto? Poi, sì, no, poi come l'hanno ricordato loro, i Paramore. Sì. Che appunto per la formazione due ragazzi e ragazza, sì. Solo che lei aveva questo capello più Avril Lavigne, quindi sì. Mi mandava più a lei. E niente, no, diciamo questo, altri ragazzi molto giovani. L'osservazione è questa: un problema dei ragazzi da una parte può essere, come abbiamo visto, un eccesso di sensibilità, dall'altra invece talvolta è una possibile convinzione troppo forte, qualcosa che non può sembrare un problema, l'autocompiacimento. Quello è un po' il rischio in cui alcuni ragazzi possono tendere, quindi bisogna stare molto attenti, perché l'autocompiacimento impedisce poi di migliorarsi, perché come dire, sono a posto, non ho problemi, vado benissimo così. Sono già arrivato. Lo ricordiamo che i commenti che stiamo facendo non sono per forza riferiti ai gruppi, esatto. Ma stiamo appunto parlando in generale per cercare, no, di capire meglio come ci si muove all'interno. Difatti, ecco, ricordiamo, le nostre non sono assolutamente delle critiche. Assolutamente. Perché, come ha detto un famoso giornalista, il critico è quello che è il soldato che spara al proprio reggimento. Adesso cominci anche a citare. Sì, sì. Stai togliendo il lavoro. È il dottor Gerboni che mi influenza. Influenza mi influenza bene comunque. No? Marco, guarda, stai facendo dei passi dalla prima puntata. Sì, guarda. Ti sto sorprendendo? Molto. Il bagagliaio di esperienza Sì, sì, il dizionario comunque lo sto scrivendo. Perfetto. Comunque, bando alle ciance, dicevamo, dottore, quindi... No, dicevamo proprio questo, quindi che spesso io ho conosciuto tantissimi ragazzi molto talentuosi, molto dotati, che poi magari erano troppo convinti dei loro mezzi, per cui si fermavano a un certo punto, perché c'è sempre bisogno di crescere, non si finisce mai. Soprattutto in quest'ambito è molto... complicato e difficile. Adesso passiamo proprio a una personalità completamente differente, perché passiamo da un gruppo tutto energico, tutto pimpante, a una personalità veramente, veramente dolce e umile. Lui è Steve. Guarda, mi stanno già riverendo i brividi, è vero. Ricordando la sua intervista, perché ogni volta... è stato veramente un personaggio particolare di questo programma, perché... Sì. Col suo silenzio in realtà molte volte diceva tante cose durante l'intervista. Ma non anticipare niente, mandiamolo prima. Mandiamolo, lui si chiama Steve e ascoltiamo il suo pezzo che è In te. In te ho trovato il tradimento, ma ho incontrato anche l'amor. Perché tradire a volte serve a capire questo mondo. In te c'era un'ancora negli occhi, anni tristi e maledetti, perché nel mal crescono i segni che hai lasciato nei miei giorni. Tornare in questo luogo con te, c'era una vita lì davanti, noi due soli in mezzo a tanti,
però non restan più che i segni che hai lasciato nei miei sogni. Bene, lui era Steve con il titolo del suo brano che era In Te. Un'intensità emozionale pazzesca, no? Stavi dicendo prima di mandare il video, adesso puoi continuare il tuo discorso. No, dicevo, cosa volevi dire? Al di là appunto dell'emozione che la sua canzone esprime, durante l'intervista c'è stato un momento in cui proprio molte volte il no lui tentennava nelle risposte, perché sì, cioè, secondo me cercava di anche lui trovarla dentro di sé la risposta. Sì. E dicevo appunto che molte volte nel silenzio si possono dire tantissime cose, ed è stato proprio il caso di Steve che a volte, no, con i suoi solamente con il suo sguardo, cioè, sì, trasmetteva tantissimo. Difatti io mi sentivo emozionato più di lui, è stata una veramente, ogni volta che rivado a rivedere questa intervista mi emoziono ogni volta. Dottor Gerboni, certo, no, perché dobbiamo pensare quanto sia importante il linguaggio non verbale, cioè la musica è un linguaggio non verbale per eccellenza proprio, e talvolta le parole hanno un peso molto minore nel trasmettere un messaggio che è quello poi di pura emozione. Infatti. Questo è un po' quello che abbiamo vissuto tutti nell'ascoltare e nel parlare con Steve. È vero. Non aveva bisogno di parole in un certo senso. Infatti. Adesso siamo in collegamento con Radio Darby Web con Savio, DJ e Miki. Ciao Savio, ciao, ciao Miki. Ciao Savio, ciao Miki. Come va? Allora, finalmente siamo in collegamento diretto con voi. Finalmente salutiamo tutti coloro che sono all'ascolto. Come avete preannunciato voi all'inizio della puntata, abbiamo avuto la possibilità tra i 5.000 più votanti di pescare due persone, sì, giusto Miki? Hola, è stato difficile? Abbiamo sudato sette camicie. Sì, esatto. Anzi, ecco, basta più che non ce le fai sentire, che si sette camicie, perché sennò sarebbe triste. No, qui in radio, in studio, nella camera speaker si sentono. Comunque vai. Allora. Quindi hai due ospiti rappresentanti. Lui, tu sei? Io sono Giorgio, ciao a tutti. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. E tu sei invece? Ciao, sono Anna. Perfetto. Ciao Anna. Massimo. Allora, abbiamo visto la prima tranche, l'abbiamo visto tutti quanti insieme, anche hanno ascoltato tutti i nostri radioascoltatori di Radio Derby Web. Abbiamo ascoltato gli Spaghetti Roots, Marco Garbari, gli Ultrasuoni e gli Steve. Per voi, qual è stata l'esibizione che vi è piaciuta di più? Sicuramente l'esibizione più emozionante dal mio punto di vista è stata quella di Steve, perché ha qualcosa che riesce a comunicare oltre, sì, diciamo, la canzone. Più, come dicevi. Esatto. Perfetto, invece da parte tua qual è stata l'esibizione che ti è piaciuta di più? A me sono piaciuti molto gli Spaghetti Roots, se non altro perché si sono posti in una maniera anche molto originale, proprio anche come si è notato, in una maniera anche molto spontanea. Oh, vedi. Quindi abbiamo visto che la maggior parte delle esibizioni sono piaciuti. Quindi da qui ci fa piacere. Almeno insomma abbiamo lavorato bene. È un grosso seguito. Bene. Perfetto. Noi intanto per il momento vi ascoltiamo e vi ridiamo la linea. Bene. Grazie. Ciao Savio, ciao Miki. Adesso è arrivato il momento di lasciare spazio alla pubblicità. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Siamo in emergenza. Siamo in emergenza. Bene, ben ritrovati in studio dopo la nostra pubblicità. E vi ricordiamo che siete sempre ad Emergenti, la prima edizione di questo talent show, che altro che non è una vetrina in più per tutti i gruppi e artisti emergenti della scena musicale italiana. Abbiamo dato spazio a ogni sorta di genere musicale, a ogni età, a ogni regione, sono venuti veramente da ogni parte dell'Italia. Per questo ringraziamo veramente chi ha fatto gli sforzi per farsi 1.900, 800, 700, ma anche quei 5 chilometri, sì, quei 5 chilometri proprio per venire qua venire e farsi notare. E lo vogliamo dire, quello che a cui abbiamo voluto dare spazio è stata veramente la musica vera. Sì. L'immagine era quella che volevamo dare, e dell'artista vero. Per ecco, questo abbiamo dato spazio agli inediti e non abbiamo voluto far cantare delle cover come si fa, certo, generalmente nei talent show.
Sì, ricordiamo, lo spirito comunque è stato molto, io sono rimasto veramente, no? Dallo spirito che si è creato sia fra i gruppi, sia anche fra le persone votanti, perché comunque sia, noi ci siamo presi la briga di andare a vedere le votazioni di ogni gruppo, di ogni artista, per proprio verificare se erano, bravissima, cioè si votavano fra di loro, anche loro avevano questa solidarietà fra i gruppi emergenti, come abbiamo avuto l'occasione di vedere anche musicisti, cantanti che si interscambiavano fra di loro. E parlando proprio di questo spirito di cui dicevi tu, io mi collegherai proprio col prossimo gruppo che andiamo a presentare. Loro arrivano da svariate parti del mondo, nonostante sono trapiantati qui a Bologna, insomma, da tutte le parti. Loro sono un gruppo molto energico, sono i Mama Africa con Rumba de Oro. Entre más vacío llevo hasta siempre una rumba de oro. Entre más vacío llevo hasta siempre una rumba de oro. Yo llevo hasta siempre una rumba de oro, con la guitarra y la voz, with a keyboard and the bass. Oh, mi niña querida, vamos a bailar la vida. Entre más party, yo llevo hasta siempre una rumba de oro. Rumba reggae, rumba rock. Si la guitarra es mi vida, por una vuelta la paso y rey. Una rumba de oro, una rumba de oro. Una rumba di oro, 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 una rumba di mamma Africa. Sangre de Jimbo, tómalo, tómalo, tómalo ya. Coma mi cuerpo, mi asanteira. Toma mi sangre tropical, toma mi sangre tropical. Tómalo, tómalo, tómalo ya. Coma mi cuerpo, mi asanteira. Toma mi sangre tropical. Es una rumba de oro, 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 una rumba de oro. Rumba di mamma Africa suena alla chitarra Pepe Siracusa. Bene, erano in Mamma Africa con Rumba de Oro. Dottor Gerboni, cosa ha chiesto? Si ricorda cosa ha chiesto durante l'intervista ai Mamma Africa? Mi sta facendo l'interrogazione. No, allora mi ricordo, carinissimo, il nostro Mr. T. No, il cantante, no, che aveva questa somiglianza. Ma di loro è stato molto carino il fatto proprio di andare a vedere come, quando si è molto lontani dalle proprie origini, spesso questa distanza viene recuperata attraverso la creatività e l'arte. E spesso accade questo, che quando si è più lontani dal luogo di origine, più si rinforza quell'identità che viene recuperata in tanti modi, tra cui appunto anche nella propria arte. Infatti. Questa è un po' per avevo chiesto loro come avessero recuperato le loro origini e le avessero inserite nella loro musica. Benissimo. Infatti. Passiamo al prossimo gruppo. Prossimo gruppo. Allora, il prossimo gruppo sono i Caduta Libera. Anche loro hanno un bel complesso particolare, perché comunque sia hanno esibito un pezzo molto, insomma, con delle atmosfere quasi da locale night, no? A me mi ha dato questa impressione. Loro sono i Caduta Libera e il brano è Ultimo Tango. Tango. La notte sulle scale di un jet,
scende, scivola sul mondo. Le foglie cadono dagli alberi e veleggiano nel fango. Il locale si riempie già dalle 9. Stasera suonano il tango. Fra nuvole di fumo e tavoli, anche le cameriere danzano. Fra vino e birra il tempo scorre e lente le ore avanzano e i musicisti si accordano con i tuoi occhi che brillano. E gli avventori del bar quasi deserto dal bancone ammirano la splendida di Buenos Aires, dalle movenze ipnotiche. E l'hai tanto argentino in brillante nato che sembra uscito dal racconto di Borges, con la sua rosa rossa stretta tra le labbra in un vestito attillato nero. Bene, abbiamo ascoltato I Caduta Libera con Notte di Tango. Non sbagliamo perché c'è stata un po' una diatriba sul titolo. Sul titolo. Voleva cambiargli il titolo della canzone e Notte mi piaceva Ultimo Tango, va bene? Allora, proponiamo, I Caduta Libera, se volete cambiare il titolo della canzone, noi proponiamo Ultimo Tango. Ultimo Tango, dove poi? Ultima Notte di Tango. Ma perché l'atmosfera era quella comunque sia, eh? E questo, vedi, la psiche del dottor Gerboni, dove arriva. Ecco. La domanda che ha fatto ai Caduta Libera a me è piaciuta parecchio, perché comunque sia fa vedere un po' la realtà in cui stiamo vivendo. Nel senso, lei gli ha chiesto che un gruppo può emergere, com'è facile anche che può sparire nel tempo e diventare così una meteora, no? E purtroppo questo succede in tutti quelli che sono i reality. Cioè spesso lo vediamo. Spesso sì, lo vediamo nel reality. Questo dipende, in quanto oggi talvolta si dimentica quanto siano importanti i fondamentali. Cioè il palazzo non crolla se la base è solida e il maestro è proprio colui che si esercita costantemente sui fondamentali. Questo è ciò che garantisce non sicuramente il fatto di sfondare, come si suol dire, ma quello di non di rimanere, di cadere in piedi. È vero, perché comunque sia lo vediamo in molti reality. Quanti artisti si conoscono, diventano famosi, uno, due, e poi comunque sia quelli che diventano famosi sono pochi quelli che mantengono la propria popolarità nel tempo. Infatti è il problema, giusto? Più della durata, no? Quando il successo arriva troppo presto e la cosa difficile è mantenerlo nel tempo, per cui bisogna proprio stare attenti, no? Come diceva appunto il dottor Gerboni, a porre delle basi. Ma ci sono degli elementi fondamentali per arrivare a questo risultato, cioè in modo che uno possa continuare il tempo a mantenere quella sua popolarità, oppure dipende molto dal periodo in cui si vive? Sono sicuramente tanti gli elementi, però ciò su cui è importante focalizzarti, lo ripeto nuovamente, sono i fondamentali. Sono okay, essere non... innanzitutto... Si sta arrabbiando il dottor Gerboni. No, ascolta. Essere esperti... Non lo fa arrabbiare. No, assolutamente. Di ciò che è l'arte, quindi soprattutto essere professionisti musicisti in questo caso. Yeah. Quello è importante. Quindi la formazione anche. La formazione. No, perché molti sono arrivati al suicidio, ricordiamoli, proprio per questo problema. Le conseguenze non sono più gravi del semplice non avere più successo. Cioè Whitney Houston. Eppure vedi, comunque sia nel tempo loro hanno mantenuto una certa popolarità. Ma adesso passiamo al prossimo gruppo. Torniamo, ecco. Il prossimo gruppo, loro sono giovanissimi, quindi di strada ne hanno ancora da fare tantissima, glielo auguriamo. Loro sono i Noam Miro con Crystal Blue. La 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 la
Where the thing is from, you can rise from the ground. You must achieve alone, there's nothing on your own. The sky is nearly you, come on, dive into the blue. I will continue on my way, I was looking for every day. No lies, this is my life. And the world changed. I no lies. This is my life. The end of the world has changed. I want to speak to the bird, look, I'm a feel like a bird. I want to jump over the world, being free from any wonder. Swim the crystal by sea, sing, you create the freedom in this. The sun and the notes are from garden, the huge sun. No lies, this is my life. And it will not change. There you are. I no lies. This is my life. And it will not change. Yeah, it won't. La 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 la. Loro erano i Noa Miro con Crystal Blue, un gruppo, io lo definisco un gruppo musicale manga, no? Che comunque sia come aspetto erano molto, ricordavano un po' quelli che sono i fumetti cinesi, no? Tra l'altro una cosa anche da far notare è che loro si sono conosciuti a scuola, quindi vedi anche queste situazioni in una scuola di musica, ma molto conosciuta a Bologna. E loro si sono conosciuti in quest'ambito, si sono trovati, hanno formato questo gruppo che poi fresco, perché comunque sia non era una formazione che durava da anni, ma insomma appena fatta. Il dottor Gerboni durante l'intervista ha chiesto, no, quale fosse il loro punto di forza, e loro ironicamente hanno risposto i nostri pantaloni, no, perché erano molto colorati. Qual è l'importanza del punto di forza, dottor Gerboni, per un artista? Ma è il punto di forza, perché ho chiesto questa cosa? Perché essere consapevoli, ritorniamo sempre all'importanza della consapevolezza, che è quella di permette poi di andare a lavorare, no, sulle proprie caratteristiche. Il punto di forza, tra le altre cose importanti, è quello che ci permette anche di farci da motivazione, perché è quello che ci tiene alta anche l'autostima e su cui dobbiamo fare leva per differenziarci. Perché spesso se si hanno caratteristiche, diciamo, nella media, impegnarsi per svilupparle può non garantire il fatto di raggiungere livelli eccellenti. Saper lavorare sul proprio punto di forza invece può farci distinguere effettivamente. Una curiosità, dottor Gerboni, ma nelle scuole di musica, no, questo fattore può essere valorizzato, cioè è considerato, seguono anche questo aspetto, oppure secondo lei tendono un po' a curare più l'aspetto tecnico, diciamo? Bella domanda. Infatti, effettivamente, per quanto riguarda le scuole classiche di musica, solitamente nelle tecniche di insegnamento, è molto lasciato al caso e alla sensibilità del docente. Ma non c'è, l'attenzione spesso è rivolta molto alla tecnica, allo studio, sì. ma poco a valorizzare quelle che sono le specificità di ogni singolo artista. Tipo il Saranno Famosi, la serie televisiva. Talvolta è anche, sì, no, Saranno Famosi invece... Mi ricordo la serie televisiva, perché lì c'erano dei professori che erano quasi dei genitori, no? Sì. Nei confronti, insomma, degli alunni. Bisogna ritornare all'artigianalità, no? Dell'insegnamento, del rapporto tra maestro e allievo, forse sì, è questo. Cosa che è andata un po' persa. È andata un po' persa. Passiamo al prossimo artista. Lui è un personaggio veramente particolare, anch'esso. E lui è Piero De Pasquale. Il brano si intitola La vita in persona. Piero De Pasquale.
partenze. Bene, abbiamo ascoltato Piero De Pasquale con La vita in persona. Ecco, dottore, qui a me mi ha fatto piacere che questa persona, questo artista, sia stato seguito da persone del settore, no? Che abbiano spinto anche lui a pubblicizzare, insomma, lui come artista e anche i suoi brani oltre l'Italia, no? Il fatto di essere seguiti da persone del mestiere, no? E quindi che ti cercano di darti le dritte giuste, che comunque sia trovano il metodo per farti, insomma, conoscere oltre, no? Quelli che sono i propri ambiti. È utile? Serve? Oppure devi sempre cercare la persona giusta? Oppure a volte si sbaglia nella scelta, a contare su se stessi? Diciamo che spesso i musicisti, soprattutto quelli che stanno cercando di diventare professionisti, semiprofessionisti, spesso si accollano tutti gli aspetti che riguardano la musica, dal cercare le serate, dal pubblicizzarsi, dal suonare, dallo scrivere i brani. L'autoproduzione. Montare, esatto. Smontare il palco. È vero. Esatto, tutti questi aspetti fisico. Qui. Sicuramente avere degli specialisti che siano esperti del proprio ambito specifico è qualcosa che può portare a livelli veramente superiori, questo sicuramente. C'è anche da pensare a una gavetta. Spesso, si comincia così, se no. Esatto, però poi trovare il team nel momento in cui c'è una sinergia nel team, e quindi non solo negli elementi del gruppo, questo può veramente portare a prodotti di qualità. A volte trovare la persona giusta al momento giusto, perché a volte può capitare anche di trovare la persona in un momento sbagliato, dove anche l'artista magari era in una fase un po' di... Sì, ma soprattutto ormai le conoscenze sono talmente ampie, per cui nessuno può essere il tuttologo o il colui che sa fare tutto. Bene, adesso vogliamo collegarci. So che c'è una telefonata in arrivo, me lo dicono dalla regia. Pure. Pronto? Pronto! Io la conosco questa voce. Aiutateci. Chi è? Con chi parliamo? Ma c'è Poppy, come? Poppy, ma è Poppy. Chi pensavamo di esserci liberati, ma invece. Ma è mancato un po', Poppy. Ah, le manca. Ma da dove ci chiami? Ma mi sono introdotto negli studi, sono a Radio Derby. Oddio. È fra i votanti, l'hanno scelto fra i votanti. È stata a caso, la scelta. Miki? Elina, Marco. Ma che fine? Ma com'è possibile? È entrato negli studi.
Bloccatelo, bloccatelo. Ma è possibile che non avete neanche lì la sicurezza? Senti, Poppy, ma cosa pensi dei gruppi che si sono esibiti, che abbiamo visto adesso, no? Dei gruppi che abbiamo ascoltato, di Mama Africa, Caduta Libera, Noah Miro, Piero De Pasquale. Sono stati tutti belli, sai, mi sono piaciuti tutti, ma di più oggi mi piaci tu. Grazie. Tu sei bella stasera. Vabbè, voglio dire, non c'è molta scelta in questo momento. Oh, Plau, a noi proprio ci ha cacciato, giustamente. Mister Parabola, ti chiamano Mister Parabola. Ormai è diventato il mio titolo. Sospeso io. Ma abbiamo ancora un po' di tempo per ascoltare magari il parere degli ospiti che sono in studio? Ecco, soprattutto, toglieteli quel microfono. Sì, guarda, ci sentiamo in un altro momento che adesso dobbiamo dare spazio agli ospiti. Meno adesso male. Spero che Savio si stia liberando dallo sgabuzzino, non so dove proprio l'abbia rinchiuso. Spero che torni il più presto possibile. Ma quindi dai, parliamo adesso con Giorgio e Anna, i nostri, diciamo, rappresentanti del ecco, scelti fra chi? Ricordiamolo, perché Giorgio e Anna? Giorgio e Anna perché loro hanno comunque votato, sono andati sul nostro sito, che ecco, lo ricordiamo, che brava, è www.emergency.fan.it, hanno scelto il loro artista preferito e hanno, diciamo, spuntato quel quadratino. Brava, hai visto? Gli ha fatti i compiti a casa la Li ho fatti i compiti a casa, li ho fatti. Bene, comunque allora adesso parliamo delle esibizioni che abbiamo visto, quindi i Mama Africa, i Caduta Libera, i Noah Miro e Piero De Pasquale. Tu Giorgio, qual è il tuo preferito, diciamo, tra questi? Io sono andato sul sito e ho spuntato il quadratino dei Caduta Libera, Notte come, di Tango. Com'è preciso. Bravissimo. E perché proprio loro? È per l'atmosfera blues narrativa che sono riusciti a creare, perché mi ricordavano Buscaglione. Secondo me sono loro gli emergenti. Ah, perfetto, bella, bene. Bella definizione. Beh, sono piaciuti molto anche a me Caduta Libera, a dire la verità, sia perché la canzone ha un testo stupendo, sia perché sono veramente degli ottimi musicisti. Bene, quindi molto bei molto complimenti, vedi? Sono riuscito. Beh, comunque ci hanno fatto. Abbiamo Savio. È tornato Savio. Bene. Sono riuscito a liberarmi. Bene, dove Savio l'hai messo, Poppy? Dove ci siamo preoccupati anche perché comunque l'ho interrato adesso. Telefono azzurro. No, gli stacchiamo la spina al telefono azzurro. Comunque vi ridiamo dalla linea da Radio Derby. Grazie, ci a dopo. Dopo. E noi invece diamo la linea alla pubblicità. Pubblicità. Rimanete con noi. Siamo in emergenza. Siamo in emergenza. Tornati in studio qui ad Emergency, alla prima edizione di Emergency, talent show che dà spazio a tutti gli artisti e gruppi musicali emergenti della scena italiana. Mi piace dirlo, lo voglio. Sì, c'ho questa fissa. Ecco, l'abbiamo perso completamente. Giorgio Erboni, faccia qualcosa. Bello slogan, keep the music alive. Che cosa significa? Cosa significa keep the music alive? Lasciamo, no, che la musica viva, che resti. Perfetto. Viva. Bene, ha fatto i compiti a casa anche lei. Hai visto? E parlando proprio di musica viva, io con questo slogan vorrei introdurre il prossimo gruppo, perché di musica viva ne sanno veramente tantissimo. Loro sono gli Etnia Super Santos con il pezzo Radio, Radio, Radio. Gli Etnia Super Santos. Sono l'ultimo stadio per la radio, persi i sonni e adesso perdo anche te. Come da bambino non giocavo con mio cugino, per la radio persi i sonni e adesso perdo anche te. Radio contro mano, radio dall'ultimo piano, la frequenza che ti spara nel blu. Come da bambino litigavo con Tonino, la frequenza che ti spara nel blu. Dentro l'armadio, quando segna la tua squadra, si alza tutto
lo stadio, come dal bambino che sgommavo col motorino. Nella radio ho perso tutti, adesso perdo anche te. Radio contromano, radio dall'ultimo piano, la frequenza che ti stampa nel blu. Come da bambino che impennavo col motorino, la frequenza che ti stampa nel blu. Loro erano gli Etnia Super Santos con Radio, Radio, Radio. L'ho voluto rifare perché era troppo bella. Stiamo ancora ridendo. E ci sarebbe da dire parecchio sugli Etnia Super Santos, perché comunque sia hanno proprio una presenza scenica e ha un'autoironia molto pregnante. Vorrei anche, no? Aggiungere che loro secondo me hanno due punti di forza molto, molto importanti, che sono da una parte appunto la cura dei dettagli e poi anche una qualità musicale non indifferente. A questo proposito vorrei chiedere appunto al dottor Gerboni l'ironia, quanto conta l'ironia nell'espressione artistica in questo lavoro? Ma è un elemento determinante, determinante, perché nessun artista si può permettere di non averne. Era una minaccia questa. Attenzione, artisti emergenti e non. Ho fatto venire i brividi, dottor Gerboni. Guarda che lui è cattivo. L'eccesso. Nessuno. Per favore, ecco, sì, rigore. Allora, l'eccesso di serietà appunto può anche bloccare la creatività stessa, quindi impedire poi a un artista di esprimere quello che è il messaggio o ciò che sta costruendo nella sua musica. Inoltre rende tutto molto più leggero e piacevole nell'ascolto. Ecco, gli Etnia Super Santos, questo è proprio il bollino. Ricordiamo che Bruno, il cantante, si è accomodato sul suo trono a un certo punto. L'ha preso in mezzo nella sua autoironia. Si è sentito coinvolto. Esatto. L'ha coinvolta in questa sua esibizione. Carinissimo. Bene. Andiamo avanti col prossimo gruppo. Il prossimo gruppo sono i Cutie Lovers, col brano Se ti senti piccola nel mondo. Ascoltiamo i Cutie Lovers. In quale direzione andare, e quale strada scegliere, quale altro da lasciare, e se ti pentirai di qualche errore, o se dovevi farlo per crescere e capire, se hai rischiato troppo, se hai rischiato bene, se hai le carte in regola e quindi puoi giocare. La vita è un gioco duro, ci devi abituare. Tu sola hai la forza e sai dove puoi arrivare. Dobbiamo crederci, vivere e tentare. Solo crederci, vivere e brillare. E se ti senti piccola nel mondo, il tuo sorriso non lo spegnere, perché dà luce ad ogni triste giorno, è come un sole tra le nuvole. Ti chiedi ancora adesso cosa sarai domani, e senti che ti sfugge il tempo dalle mani, e corri ogni giorno, non smetti mai di lavorare, e torni a casa e senti un vuoto da riempire, ma non è mai tardi per raggiungere ogni cosa, perché se poi arrivi è falsa ogni attesa. E corri fino a sbattere la testa, e il cuore sembra esploderti, ma cerchi una risposta, il sangue scorre forte nelle vene. La vita è un'occasione. Abbiamo ascoltato i Cutie Lovers con Se ti senti piccola nel mondo, bel rock italiano, vero?
come ormai ce n'è poco, ormai diceva, se ne identificano pochi. Il coach diceva una voce quasi alla Finardi, no? Quasi alla Finardi, addirittura, che tocco! Sì. E ricordo anche che il coach durante l'intervista diceva, quanto ci chiedeva ai Cutie Lovers, quanto ci credete voi nella possibilità di emergere? E io le chiederei, dottor Gerboni, l'importanza di crederci, no? In questo lavoro per un artista. È fondamentale, ma soprattutto quello che è importante è lo spettro del crederci, che è il dubbio. Nel senso che pervade. La cosa importante è saper cavalcare il dubbio, andare avanti nonostante quello. Sicuramente essere convinti può essere importante, ma può anche portare poi a quello che dicevamo prima, cioè il fatto di crollare inesorabilmente, di crederci illudersi, troppo, di illudersi. Esatto, di illudersi e poi miseramente fallire. Quindi anche qui è una questione di equilibrio. La nostra sigla comunque Kubla cantava provaci, riprovaci, non mollare, crederci. Benissimo. Quindi, ma anche capire, insomma, quando è capire quando alla fine quando deve cambiare strategia. Sì, provaci, provaci, ma non ci riprovare. Perché poi tra l'altro, ritornando al discorso che facevamo prima dei talent show, che molte volte non fanno credere magari a ragazzini che ce la possono fare, e quindi in realtà poi ci sono interessi differenti. Beh, ci sono le mamme che magari spingono a tutti i costi a farli diventare. Ed è sbagliato anche quello, ovviamente, quindi capire se c'è realmente la voglia. Quello si chiama illudere. Benissimo, ecco perché. È qualcosa di diverso. Bisogna cercare di capire dov'è il talento e farlo sviluppare, dove certo. c'è, ovviamente. E non c'è. Crearlo, oppure crearlo dal nulla e poi cercare di creare dei castelli di sabbia. Caricare la persona dove effettivamente poi ricordiamo sarebbe un danno. Che tutti questi gruppi, anche i Cutie Lovers, potete andarli a votare sul sito di Emergency, lo ricordiamo, che è www.emergency.fan-club.it. Continuate a votare perché abbiamo bisogno di stravolgere ancora di più la classifica. Siamo sempre in emergenza di emergenti. Ecco, scandiamolo bene. Scandiamolo bene, è importante. Bene, andiamo avanti col prossimo gruppo. Che è l'ultimo di questa che puntata. Che è l'ultimo di questa puntata. Loro ti piacciono tanto. Sì. Effettivamente sì, ma sai che cos'è la cosa che a me mi fa un po' arrabbiare? Che non posso votare. Ecco. E non posso ma dire... io li voterei tutti, in realtà io perché sì, sono beh, stato chiaro. Io, mi cade la cartellina. Sì, mi piacerebbe pure votarli tutti, ma poi alla fine non servirebbe, no? Quindi è come se sarebbe nullo. Bando alle ciance, loro sono i The Last One e il brano si intitola Rasta e Basta. Signore e signori, noi siamo i The Last One e questo è Rasta e Basta. Serata sei normale, esco dal locale, non sono pigliato ma non solo voglia di fumare adesso. Cazzo gli occhi il fumo se ne va, ed ecco che di fisso la ritrovo là. Che pizza appiccicata la vetrina, l'amica che assomiglia a una velina, solo più magrina. Io dico per fortuna che è soltanto una ex, e lei che guarda me mi dice ma che triste, ho fatto un sogno perso, la gente che discriminava il diverso. Ho fatto un sogno perso, la gente che discriminava il diverso. Ho fatto un sogno perso, la gente che discriminava il diverso. Ho fatto un sogno perso, portatemi chi crede ancora nel diverso. Rasta, rasta e basta, quattro problemi sono zero soldi in tasca. Rasta, rasta e basta, sentirsi arrabbiata non ne ho mai cercato un'altra. Rasta, rasta e basta, pochi problemi sono zero soldi in tasca. Rasta, rasta e basta, sentirsi arrabbiata non ne ho mai cercato un'altra. Ma tutte le sere mi ritrovo allo stesso livello, quando sono sbronzo quella tipa dal mio stesso cervello. La tipa che si scandalizza ma poi sintonizza, orse grande fratello. Io non ne posso più, ste tipette tinte, moraliste spinte, alternative senza alternative. Fatti apparire finte, se è chiaro la ragazza che io cerco non è casta, non è sfatta, dolce d'incazzata, alcolizzata quanto basta. La mia tipa vive, non si trucca, stile vive del cazzo. La mia prossima ragazza sarà senza meno, solamente rasta, punto e basta. Rasta, rasta e basta, pochi problemi sono zero soldi in tasca. Rasta, rasta e basta, sempre si arrabbiata non ne ho mai cercato un'altra. Rasta, rasta e basta, pochi problemi sono zero soldi in tasca. Rasta, rasta e basta, sempre si arrabbiata non ne ho mai cercato un'altra. E
E loro erano i The Last One con Rasta e Basta, un gruppo veramente energico, forte, energico. Veramente. Hanno spaccato tutto qui sul palco, sì. A un certo punto avevo paura che spaccassero anche le chitarre. No, ma deve essere così, l'energia infusa. Ecco, qui Dottor Gerboni, a me mi ha fatto un po' è particolare il titolo della canzone dei The Last One, no? Che è Rasta e Basta. E volevo infatti richiamare l'attenzione su quello che è il titolo, no? Rasta e Basta. Questo può magari richiamare proprio uno stile di vita, scegliendo magari un genere musicale e coincidere, no? Con uno stile di vita. Ma sicuramente, diciamo che poi approfondendo con i ragazzi, loro hanno detto anche che questo era un brano che non raccontava completamente tutto quello che è il loro modo di loro messaggi che hanno nel brano. Sicuramente quando si incarna uno stile di vita e esso si trasmette musicalmente, la potenza, la credibilità che riesce a trasmettere è molto più forte. Torniamo al discorso di prima. Assolutamente, quindi essere convincenti, per essere convincenti incarnati. Talvolta però bisogna anche saper capire quando lo stile di vita è confuso con dei comportamenti. Invece qui è più la visione che è importante, cioè il significato sottostante, quindi ciò in cui uno crede. Beh, vogliamo collegarci, facciamo l'ultimo collegamento con la nostra radio Derby Web, con Savio DJ e la nostra grande Miki. Ciao! E anche i nostri ospiti, ricordiamoli, sì, esatto, scelti fra insomma, allora, tutti i votanti. Ragazzi, sì, ricordiamolo, come siamo negli studi di Radio Derby Web, quindi qui ho con me Savio e ovviamente Giorgio e Anna. Ebbene, se andiamo ancora a chiedere la loro opinione su questi tre gruppi che si sono esibiti in questo momento, parliamo di Etnia Superstantos, i Cutie Lovers e The Last One. Per te qual è? Sicuramente The Last One, Rasta e Basta, grande carica, grande energia, grande prova, strepitoso. Quindi ti sono piaciuto per la carica? Sì, assolutamente. Adesso andiamo a vedere. Vedi, non sono stato l'unico. Andiamo a vedere il gusto femminile, giusto, Anna? Ciao, a me sono piaciuti moltissimo gli Etnia Superstantos, che è anche il gruppo che ho votato. Li ho trovati davvero originali, divertentissimi. E anche il loro videoclip, che è già su YouTube, è veramente, veramente carino. Bravi, grazie anche a voi. Ricordiamo che sono molto gettonate anche su Radio Derby Web, perché tutte le esibizioni che vediamo in Emergency vanno anche in onda sulla nostra radio. Ma siamo visibili ovunque. Ovunque. Beh, noi ricordiamo tra l'altro che oltre ad essere in onda la domenica sul canale 90 di DTV alle 21:15, il canale di DTV è anche possibile seguirlo in streaming sul sito, certo. www.d-tv.net, quindi seguiteci anche in streaming, perché certo, siamo anche lì. Mai arriviamo dappertutto con la tecnologia. Quindi noi ragazzi vi salutiamo, vi diamo la linea, ciao! Ciao, ciao, ragazzi, ciao, a domenica prossima! Grazie, grazie anche ai vostri ospiti e continuate a votare. Approfondimento di Emergency. Salutiamo gli ospiti, salutiamo Anna e Giorgio per essere stati con noi. Ciao a tutti, grazie. Alla prossima. Allora, siamo arrivati al termine anche di questa puntata di approfondimento. Purtroppo sì. Volevamo continuare a rilassarci su questo divanetto. Abbiamo ormai ascoltato 11 gruppi, abbiamo rivisto le esibizioni di 11 sì. gruppi. Ecco, ricordiamoli questi gruppi. Abbiamo avuto gli Spaghetti Roots, Marco Garbani. Vai, il lavoro sporco me lo fai fare a me. Sto cercando nella mia scaletta, io continuo a girare i fogli e non riesco a trovarli. Allora, abbiamo avuto gli Spaghetti Roots con Show Me Love, Marco Garbari con Una canzone per Marco, gli Ultrasuoni, Favole, Steve In Te, Mama Africa, Rumba de Oro, Caduta Libera, Notte di Tango. Noa Miro con Crystal Blue, Piero De Pasquale, La Vita in Persona, e gli ultimi li vuoi dire tu? No, li dico io, no, gli Etnia Superstantos con Radio. E poi The Last One con Rasta e Basta. Sì, c'erano anche i Cutie Lovers, con ecco. Se ti senti piccola nel mondo, vedi? Ad affidare le cose agli altri succede visto? Così. Io sto cercando ancora nella scheda. Ah, sei ancora? No, ma tanto abbiamo già finito, non cercare più. Allora, ma bene, siamo arrivati ai ringraziamenti. Allora, io intanto vorrei ringraziare il dottor Gerboni per essere stato con noi, per averci ancora una volta, insomma. Il piacere è mio. Bene. Comunque, Marco, ringraziamo tutti i gruppi sì. ancora una volta che si sono esibiti su questo palco. Poi ringraziamo. Ringraziamo il Teatro Tilt di Imola che ci ospita e continua ad ospitarci per questa edizione. Ancora cose d'altre case, perché ogni volta ci porta. Vedi,
queste sono le chicche di cose da altre case, ricordiamo, potete trovare a Bologna, ma anche la Bottega del Design, sito, Bottega del Design, Isabel Make Up per il trucco, che me lo fai dire sempre a me, me lo fai dire. Perché guarda, il trucco ti dona, per cui so, poi ringraziamo il nostro amico e collaboratore Kubla, che oggi purtroppo non è con noi perché è in tournée in giro per il mondo. Sì, dato lui si sta divertendo, però tornerà nell'ultimissima puntata del Gran Galà di Emergency su DTV, che sarà in onda il primo luglio. Il primo luglio, ricordiamolo. Poi ringraziamo anche DTV che ci ha dato... È la nostra emittente televisiva che ci permette di fare tutto questo, ci ha dato la possibilità di mettere su questo... In piedi questo meraviglioso progetto, veramente, grazie. Ricordiamo che siamo in onda ancora domenica prossima con un altro approfondimento di Emergency, sempre alle 21.15, canale 90 su DTV. Ci potete ancora vedere in streaming su www.d-tv.net e tra l'altro è anche è possibile scaricare l'applicazione per smartphone. L'applicazione per tutti gli smartphone, dove potete seguirci ovunque vi troviate con i vostri telefonini. Quindi... Inoltre ricordiamo anche il sito ufficiale dove poter votare, che è www.emergency.fan-club.it, e anche il sito dove vederci anche in streaming, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è www.d-tv.net, dove seguirci e ascoltarci in presa visione. E vogliamo anche ricordare che è possibile rivedere tutte le esibizioni dei musicisti, dei gruppi, degli artisti qui sul palco di Emergency tramite il canale YouTube dedicato proprio ad Emergency, quindi in qualsiasi momento voi potete cliccare e vedervi e il vostro gruppo. E cliccate anche mi piace sulla nostra pagina. E un mi piace, Facebook. Datemi un ci piace, che fa Bene. Sempre piacere. Allora, vi aspettiamo domenica prossima. A domenica prossima. Sul canale 90 con Emergency. Keep the music alive.